Ciao a tutti, sono Spiga98 e benvenuti in un nuovo video. Oggi farò un video tutorial che vi aiuterà a trovare le impostazioni per registrare e renderizzare i vostri gameplay. Iniziamo subito. Questo è DxStory, il programma che utilizzo per registrare la maggior parte dei gameplay, e queste sono le impostazioni che utilizzo: codec DxStory video codec. Io uso questo perché riduce la dimensione del file. Frame rate 30 fps perché è il massimo che YouTube permette di utilizzare. Output, file output in AVI, ve lo consiglio perché il RAW cap bisogna convertirlo. Vi consiglio include mouse cursor perché è molto utile soprattutto nei video tutorial. Qua in sites mettete, io per esempio facendo video in 720p ho messo 1280x720 per fare video in HD. Le postazioni audio sono le seguenti. Allora, qua abbiamo due schede. Nella prima scheda si imposta il microfono, io per esempio ho un Cord CCU1. Bisogna mettere il volume, io l'ho messo al 93%, ma questo, per trovare il volume giusto bisogna fare delle prove. Audio codec PCM, audio format PCM 48.000 Hz, 16 bit stereo. Lo stesso vale per l'output del computer, basta cliccare sull'output del computer, appunto, è sempre le stesse impostazioni: PCM 48.000 Hz, 16 bit stereo. Ora passiamo al programma che utilizzo per renderizzare. Io utilizzo Sony Vegas, che è questo qui. Le impostazioni che utilizzo per renderizzare sono queste. Queste impostazioni sono praticamente predefinite perché le usano tutti. Consistono nel HDV 720p, quindi sempre 1280x720, a parte qualche video che faccio in 1080p. Frame rate, come ho già detto prima, 30 fps. Siccome 30 fps qua non c'è, mettiamo 29,970, che comunque è sempre 30 fps. Qua filed or there mettiamo none. Pixel aspect ratio lasciamo quello predefinito. Video format Sony UV codec, che vi permette anche questo di abbassare ulteriormente la dimensione del file. Queste opzioni le possiamo anche lasciare, potete anche lasciare quelle predefinite, scusate. L'audio PCM uncompressed, perché è già stato compressato dal programma per registrare di DxStory. Rate sempre 48.000 Hz, 16 bit channel stereo. E niente, queste erano le impostazioni che utilizzo io per registrare. Spero di esservi stato d'aiuto. Il video è finito, ciao a tutti. Piccola info, scusate per l'assenza delle due serie che avevo promesso, ma insomma è ricominciata la scuola, non ho avuto molto tempo per registrare, ma venerdì dovrebbe iniziare Crysis 2 e lunedì ci sarà una sorpresa. Adesso è davvero tutto, ciao a tutti.